limitati a quella che io potevo controllare, che è quella del pittore, in comune con le altre discipline, avendo il disegno, cioè lui intende il disegno come un automatismo per rappresentare quello che la realtà gli offre e che lui cerca di interpretare. Quindi grande disegnatore, pessimo pittore, pessimo scultore. La più importante scultura che ha fatto qui a Milano è stata consegnata nel 1999 da una fondazione americana ed è un cavallo fatto da altri. Cioè lui non è riuscito a fare un cavallo, si è applicato moltissimo e alla fine il suo fallimento è stato compensato da quelli che in quell'anno venivano scoperti, perché lui più o meno concepisce il cavallo nel 1492, quando viene scoperta l'America in tempo utile, perché dopo 400 anni gli americani dopo 500 anni regalino a Milano il cavallo che sta allo stadio, che è il cavallo di Leonardo e che è un'invenzione che dimostra che si poteva fare quello che aveva pensato. Questo è il tema fondamentale della sua intelligenza, cioè capire che l'uomo avrà bisogno del telefonino, della macchina fotografica, della cinepresa. Cioè lui era un uomo vestito, cioè si vestiva di protesi, si vestiva di quello che l'umanità ha inteso come necessario per vivere meglio, e questo devo dire è il suo dato più straordinario, cioè si vede che lui lavora per aumentare la potenza dell'uomo, e questo lo fa con delle macchine formidabili che sono in questo momento tra l'altro esposte in una mostra che inaugura oggi a Roma. Nella pittura invece lui si rendeva conto che c'era poco da inventare, perché Giotto era già perfetto, Raffaello, che veniva fuori dopo di lui, avrebbe fatto delle cose straordinarie. Quindi diciamo che nella tradizione artistica lui si rende conto che c'è poco da innovare. È vero che qui a Milano sfida il muro del Cenacolo dipingendolo a secco e quindi destinandolo alle effettive condizioni in cui lo vedete, che sono colpa di Leonardo e non del tempo, non del muro, lui l'ha dipinto male, quindi lui dipinge anche male, però sostanzialmente in questa scienza imperfezionabile, questa impossibilità di fare neanche quello che aveva fatto Antonello portando l'olio nella pittura, lui si rende conto che ha quelle cose lì, ha il pennello, ha i colori, e quindi gli viene in mente qualcosa di più complicato che quello che io cerco di spiegare, cioè che la pittura è cosa mentale. La pittura è la condizione nella quale l'uomo, più che in ogni altro atto, è vicino a Dio, perché Dio in fondo crea. Dio esiste perché crea il mondo che abbiamo davanti è la meraviglia di Dio. Gli artisti lo aumentano la bellezza, la crescono, e lui aggiunge al mondo quello che il mondo non aveva. E questa è la sua capacità di lavorare davanti a un modello che non è esattamente quello che noi vediamo nel dipinto. Il dipinto è il ritratto della realtà, c'è una realtà, io la ritraggo, Rufino Velázquez l'ha fatto con la Sbenina, se lo si vede il meccanismo è quello, lui in realtà sta dipingendo la sua mente, sta dipingendo il suo pensiero, la pittura è cosa mentale, per Leonardo vuol dire che la Gioconda non è il ritratto di una persona, ma è una persona essa stessa, è una donna che è davanti a noi, che ci portiamo dentro. In questo devo dire che nessuno l'ha superato, cioè è riuscito a dimostrare che Dio esiste. Se Dio esiste, che è il tema per cui l'uomo vive, esiste Dio o non esiste, io credo che Leonardo ci dice che Dio esiste. Esiste dentro di noi, esiste nella capacità che noi abbiamo di proseguire la creazione divina. E quindi io interpreto tutta la sua attività pittorica, quello di cui mi occupo dello spettacolo, come un avvicinamento a Dio, ma non per una ragione teologica, mistica o per andare in paradiso. Tra l'altro l'ultimo autoritratto, quello che noi vediamo, è di una tale malinconia che segna come un fallimento, come se lui avesse detto: fatto tutto questo, sono così, sono, però anch'io finirò. In realtà finisce, perché la vita finisce, cioè, tutti voi siete qua, sarete tutti morti, è una tristezza, cioè se voi pensate alle